Da più di 3 mesi ormai è l'argomento principale qui in Consiglio regionale, dove si decidono le politiche regionali sui territori, ed è quello dell'alluvione e del disastro che ha provocato. Adesso c'è un nuovo intervento, sentiamo in che termini in questa nostra trasmissione. Saranno infatti molti di più adesso i toscani che potranno beneficiare dei rimborsi della regione. Il Consiglio regionale nell'ultima seduta ha approvato una legge che autorizza il risarcimento anche per i beni mobili, per esempio auto, scooter, furgoni. Al voto sono stati tutti d'accordo i consiglieri. Intanto un docufilm dei registi Ron Johnson e Lorenzo Garzella svela lo scenario apocalittico dell'alluvione di novembre nel cuore della Toscana. L'opera è stata sostenuta direttamente dall'Assemblea regionale. Geotermia, energia rinnovabile per i toscani, ma anche fonte di reddito e occupazione per interi territori. Le prospettive certo ci sono, ma servono impegni concreti che il Consiglio chiede al più presto al concessionario. Educazione all'emotività, all'affettività, alla sessualità nell'ambito di quello che è l'insegnamento dell'educazione civica per contrastare anche la piaga della violenza di genere e dei femminicidi. È il contenuto di una proposta di legge al Parlamento approvata con il voto favorevole della maggioranza e dei 5 Stelle. Il 10 febbraio a Laterina, dove trovarono rifugio centinaia di esuli del Nord-Est, si è riunito il Consiglio regionale per celebrare in forma solenne il giorno del ricordo, una testimonianza per non perdere mai la memoria di quella tragedia. I lavori martedì scorso si erano aperti con il ricordo di Giuseppe Matulli, un protagonista della vita politica toscana, fu consigliere regionale della prima legislatura dal 1970 e lo rimase per 14 anni, poi anche sindaco di Marradi, vice sindaco di Firenze, è considerato da tutti il padre della tranvia cittadina, assessore a Scandicci ma anche sottosegretario nei governi Amato e Ciampi. E dunque, con i 37 milioni, 25 per le famiglie e 12 per le imprese che la Regione ha già stanziato con una legge approvata il 20 dicembre scorso, adesso sarà possibile intervenire anche di più, intervenire anche in ambiti che non erano previsti. La novità emerge da questa legge che è stata approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. L'hanno votata tutti, senza distinzione di appartenenza, hanno dato il via libera ad alcune modifiche importanti che consentiranno ora di allargare la platea dei beneficiari. Spiega al nostro telegiornale l'assessore Marras che la Regione si farà carico direttamente delle spese di istruttoria per le imprese, consentendo dunque un risparmio. E per i cittadini il contributo, che sarà di 3.000 euro, potrà comprendere anche il risarcimento dei beni mobili, come auto e altri mezzi di trasporto o altri ancora. L'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma noi si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. Questa legge va incontro alla necessità di tantissimi cittadini, allargando il platon, dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possano essere erogate. Dicevamo tutti d'accordo, come accadde anche il 20 dicembre al momento dell'approvazione della legge regionale che stanziava queste risorse, ma sono rimbalzate anche qui le polemiche sui fondi da Roma, con accuse da una parte di aver dimenticato la Toscana e con repliche dall'altra di ritardi nella presentazione della mappa dei danni. Noi diamo un piccolo contributo per alleviare, ma i soldi importanti per i danni ricevuti devono arrivare da Roma. Noi siamo stati, abbiamo cercato di fare la nostra parte in maniera anche veloce, e di questo ringrazio sia il Presidente Gianni come commissario che l'assessore Ammoni e l'assessore Marras e ovviamente tutta la protezione civile che si è adoperata. Però se non arrivano le risorse da Roma manca un pezzo importante di risarcimento a queste persone. Diverse risorse sono arrivate, piace dire che non sono arrivate, ma in verità sono arrivati 100 milioni per le imprese, sono arrivati
i primi 50 milioni dalla protezione civile. Tante ancora sono le iniziative che il governo sicuramente dovrà mettere in campo. E vedete, io personalmente sarò la prima, l'ho fatto in questi mesi e continuerò a farlo, a sollecitare che anche il governo debba fare la propria parte, il governo debba capire quante sono le risorse che potrà mettere a disposizione, il governo sia presente anche in Toscana. Però devo dire che tutto è in attesa di quel report che la Regione Toscana ha consegnato pochi giorni fa nelle mani dei ministeri competenti. Appena tutte le analisi conoscitive, le indagini iniziali saranno prese in mano dei vari ministeri, il ministero sono sicura che farà la propria parte come ha fatto in tanti altri casi, per esempio l'Emilia Romagna. In ogni caso, su questo allargamento delle possibilità di rimborso non c'è nessuna obiezione. Certo, si estende e si amplia la platea dei soggetti e dei beni risarcibili perché le domande, ci dicono gli uffici, sono inferiori rispetto a quello che si preventivava. Questo non vuol dire che l'alluvione sia stata meno disastrosa, semmai c'è da interrogarsi se la Regione sia stata in grado, anziché di fare polemica continua col Governo, di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori, a partire dalle famiglie per finire alle imprese. Cerchiamo in tutti i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. In totale, ha detto il presidente della Giunta e commissario per l'emergenza Gianni giovedì 15 febbraio, serviranno 1 miliardo e 700 milioni per far ripartire il territorio colpito, compreso in 7 province diverse. Intanto i registi Ron Johnson e Lorenzo Garzella hanno realizzato un docufilm sull'alluvione. Non c'era luce, non c'era acqua, non c'era internet, il telefono funzionava male e quindi non riuscivamo nemmeno a contattare nessuno. I nostri bambini avevano paura, tanta paura. Si sentiva questo rumore dell'acqua in continuazione, di ora in ora. Su da mio zio, guardando l'acqua, non dormendo nemmeno un minuto, arrivava tronchi, rami, macchine. L'opera di una ventina di minuti si intitola Casca il cielo e raccoglie testimonianze e immagini anche inedite di quei drammatici momenti nella Piana Fiorentina. Il progetto è stato sostenuto dal Consiglio regionale e proprio qui è stato presentato con il sindaco di Campi Bisenzio e anche con gli studenti delle scuole. Dà il senso di quanta violenza, di quanto il territorio abbia subito la violenza dell'acqua in quelle ore. Permettetemi di ringraziare Lorenzo Garzella e Rohan Johnson. Hanno prodotto un docufilm che dovremmo portare nelle scuole, dovremmo portare tra le istituzioni, perché tra le ragazze e i ragazzi continua a esserci quel senso di vicinanza alle popolazioni colpite che li ha visti in prima linea durante la fase dei soccorsi, durante la fase più difficile, emergenziale, e alle istituzioni dire che non si devono mai voltare dall'altra parte. Ognuna di noi deve fare tutto quello che può. Noi come Regione abbiamo già stanziato diverse risorse, lo stesso deve fare il Governo rapidamente. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Da quest'opera emergono soprattutto i sentimenti della gente, paure, speranze, rassegnazione, viene fuori il senso di comunità, risalta l'inquietudine di fronte a fenomeni così estremi che però purtroppo tanto rari non sono più. Alcune interviste sono state realizzate anche durante l'evento del 3 gennaio scorso al Toscany Hall di Firenze, un grande spettacolo di musica e solidarietà. Se ti diranno sei finito, non ci devi credere, finché non suona la campana, tu vai. Ed ecco la voce dei due registi che raccontano da dove hanno tratto l'ispirazione. Ma direi che forse ci hanno ispirato tre azioni principali. La prima è stata quella di ascoltare, quindi andare nei posti, in questi comuni che forse non sono così popolari come altre città della Toscana, e ascoltare la storia delle persone che sono state coinvolte in prima persona. La seconda cosa è stata quella di guardare e quindi con loro fare dei giri a dicembre delle loro case o delle loro aziende per vedere a due mesi di distanza cosa c'era rimasto. E la terza cosa, che forse è la più importante, è stata quella di raccogliere anche i video che avevano girato in quella notte. Quindi abbiamo fatto un lungo lavoro sia di richiesta e anche un po' di restauro dei video fatti col telefonino. Quello che rimane è una sensazione di intanto una comunità
che quando ci sono queste tragedie poi si unisce, no? Paradossalmente è un momento in cui ci si riscopre uniti e ci si riscopre anche fragili di fronte a una natura che poi abbiamo noi stessi umani, ci abbiamo in qualche modo fatto sì che ci si rivoltasse contro. Questa sensazione sia di fragilità ma anche di unità è quello che mi porto dietro, ecco, come eredità da questa esperienza. Dopo il ricordo di Matulli sono state discusse alcune interrogazioni, una in particolare riguardava la caccia. L'assessore Saccardi, in risposta alla capogruppo della Lega Meini, ha detto che l'obiettivo della Giunta è quello di presentare il piano faunistico venatorio regionale entro la fine di quest'anno. Altro tema molto importante è quello del trasporto pubblico locale, soprattutto in relazione al trasporto scolastico. Su questo c'era una mozione di Fratelli d'Italia. Sì, sul trasporto pubblico locale avevamo presentato una mozione ormai vecchia di 3 mesi nella quale chiedevamo la sospensione del T2, cioè della sperimentazione dei nuovi orari che tanta confusione e tanti disagi hanno creato in tutta la Toscana, e sotto questo profilo alla fine siamo riusciti, seppur con una formula un pochino mitigata, a portare la maggioranza sulle nostre posizioni, chiedendo appunto che la Giunta investa per quanto possibile in una riorganizzazione dei servizi di trasporto locale che garantisca gli stessi orari e gli stessi servizi che sono stati fatti all'inizio dell'anno. Tutti d'accordo, comunque, dopo l'intervento a nome del PD del consigliere Merlotti. Non è che gli argomenti da loro sollevati nel dispositivo di impegno verso la Giunta fossero, come dire, non rilevanti, ma sicuramente a seguito dell'impegno della Giunta che già a novembre dello scorso anno ha messo sui lotti deboli, cioè sulla fase del T2, 3 milioni di euro ci fanno considerare superati quelle richieste, quelle sollecitazioni che venivano dall'opposizione. Per un solo punto, oggettivamente, ed è quello poi oggetto dell'emendamento che ci ha visto d'accordo e approvare quindi la mozione ad unanimità, eravamo, come dire, interessati a trovare una soluzione e a impegnare la Giunta rapidamente perché riguarda il trasporto scolastico, quindi all'interno del TPL, nei lotti deboli, in particolare il trasporto scolastico da qui a fino anno scolastico 23-24, quindi fino a giugno. E poi c'è il dibattito sul futuro del termovalorizzatore di Livorno che torna in primo piano grazie all'iniziativa del portavoce dell'opposizione. Lì risponde l'assessore all'ambiente Monni: ogni decisione è rimandata alla pianificazione d'ambito, con 2 paletti, lo stop a nuovi conferimenti in discarica e la stabilità delle tariffe. Fino alla realizzazione del nuovo impianto di Peccioli, comunque, la programmazione regionale tiene conto dell'inceneritore del Picchianti e dopo, insomma, in futuro, che dovrà accadere secondo i consiglieri? Il termovalorizzatore di Livorno già da una decina d'anni doveva innanzitutto mettere in funzione la terza linea, perché il termovalorizzatore ha 3 linee, 2 sono in funzione e si smaltisce circa 60.000 tonnellate. Con la terza si sarebbe arrivati a circa 200.000, quindi avremmo avuto un valore importantissimo per lo smaltimento dei rifiuti sulla costa. Non è stato fatto, però nessuno ci ha mai voluto investire perché si è detto tanto si chiude. In realtà non si è chiuso, non si è tutelata la salute dei cittadini, si sono aumentati i costi e il servizio della spazzatura sappiamo qual è. Mi sembra del tutto evidente che ci sia un percorso che è stato avviato, ci sono elementi che sono stati ben individuati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Salvetti e dunque la possibilità di proseguire su quel percorso e su quel cammino credo che sia la garanzia più importante nei confronti di tutti, dei lavoratori, dell'ambiente e come sempre anche con un occhio di riguardo alle questioni della tariffa. Molto vivace è stata la discussione sulla proposta di legge al Parlamento per l'educazione all'emotività, all'affettività, alla sessualità. Questo insegnamento dovrebbe essere inserito nell'ambito dei percorsi di educazione civica già previsti. La Presidente della Commissione Cultura spiega perché si tratta di un passo avanti anche rispetto a tanti tragici fatti di questi giorni. Propone una modifica molto semplice e pragmatica della legge 92 che istituisce l'ora di educazione civica, che nel disegno originario di molti che hanno fatto proposte di legge si chiamava educazione alla cittadinanza, ecco, di inserire tra gli argomenti di quell'ora di lezione anche questi temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità.
È chiaro che non è abbastanza, perché quello che sarebbe necessario è che ci fosse un vero percorso formativo con esperti, psicologi, persone in grado di guidare i ragazzi in percorsi di approccio a questi temi, ma intanto se si cominciasse a lasciarli parlare di questi argomenti potremmo consentire a tante magari idee distorte di affiorare. Sulla stessa linea c'è tutta la maggioranza e convergono i 5 Stelle, ma al momento del voto dicono no i consiglieri del centrodestra. Chiediamo, non sarebbe comunque uno strumento utile per prevenire fenomeni di violenza di genere? Io ritengo che ci debba essere la libertà all'interno delle famiglie di educare su dei temi sensibili. Il rischio della strumentalizzazione è un rischio molto forte e noi non possiamo permetterci oggi, in una società molto difficile, sono i dati ad esempio di chi oggi vede negli adolescenti un forte uso dei social, vede fortissime alienazioni, vede una società davvero e dei giovani che si trovano in estrema difficoltà. Questa strumentalizzazione, questo tentativo, ripeto, di inserire una formazione anche culturale su temi delicati attraverso il mondo della scuola, attraverso non meglio individuati operatori, dal mio punto di vista è un rischio. Se vogliamo intervenire sulle marginalità, sulla prevenzione delle violenze contro le donne, gli strumenti sono altri e da questo punto di vista mi sembra anche che il governo abbia fatto una scelta chiara nel sostenere questo tipo di percorsi all'interno della scuola. Il dibattito è ampio e registra anche momenti di forte contrapposizione. La maggioranza in questo caso, come dicevamo, è più ampia. Io per primo ho portato nel Consiglio regionale della Toscana una mozione 2 anni fa che andava in questa direzione. È evidente che la crescita di una persona avviene sotto il punto di vista anche umano, relazionale e soprattutto affettivo. E come tale è bene che la scuola sia il luogo dove si affronta e dove ci si confronta rispetto alla crescita emozionale, affettiva, anche sessuale e soprattutto dove i ragazzi e le ragazze possono confrontarsi con personale competente nella conoscenza. Dalla conoscenza nasce l'approfondimento di temi molto importanti e come tale credo che tutta la dimensione delle relazioni, dell'affettività, del piacere e tutta la dimensione umana della persona abbia un valore altissimo al pari di quello nozionistico o quello culturale. Sono d'accordo che il centrodestra ha fatto questo importante stanziamento di 15 milioni di euro, va benissimo, non sono certo contraria, mi fa piacere, ma non capisco la loro contrarietà a insegnare l'educazione sessuale e l'affettività nelle scuole. Io da genitore preferirei fosse la scuola a farsi carico dell'informazione dei ragazzi, piuttosto che internet dove non si sa chi dia le notizie e per quale scopo. Però i gusti sono gusti, evidentemente loro hanno una concezione diversa da quella, direi, della maggior parte dei ragazzi di oggi. Nessun tabù su questi temi è la replica da parte del centrodestra. Ma tabù, ora la prima educazione che viene data è sempre in famiglia, perché i bambini nascono in una famiglia. Quindi forse bisognerebbe insegnare ai genitori a educare un po' meglio i propri figli, come da molte parti viene detto, perché abbiamo genitori che picchiano insegnanti, ragazzi che picchiano insegnanti, quindi c'è qualcosa che non quadra, lo sappiamo anche noi certo, però si vorrebbe che le cose fossero trattate con esperti. La geotermia è una ricchezza per la Toscana e per l'Italia. Pensate che un terzo dell'energia che serve a noi toscani viene prodotta nelle zone geotermiche, fonte rinnovabile che deve andare avanti secondo la stragrande maggioranza dei consiglieri. La discussione si apre e si conclude con una sostanziale condivisione delle politiche per il futuro. Infatti è stata approvata con 29 sì e 2 no delle consigliere dei 5 Stelle, sono i no, la proposta di risoluzione che chiede alla Giunta regionale di avviare in tempi stretti il percorso impegnativo e delicato per chiamare Enel Green Power, il concessionario, a presentare il proprio piano industriale sulla geotermia. C'è attesa naturalmente e c'è dunque la richiesta di anticipare la scadenza prevista il 30 giugno, che però coincide di fatto con il rinnovo delle amministrazioni comunali interessate. Argomento molto importante per tutta la regione, lo approfondiremo tra 7 giorni. Parleremo anche del sostegno unanime e incondizionato che c'è stato alla candidatura della Val di Chiana a capitale italiana della cultura per il 2026. A Laterina, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, trovarono rifugio centinaia di esuli dall'Istria, dalla Dalmazia,
dal Venezia Giulia venivano in Toscana e in altre parti d'Italia naturalmente per sfuggire alla violenza del regime jugoslavo. A quel punto cercarono di ingegnarsi anche per trovare un lavoro, un'occupazione, per integrarsi nella comunità proprio a Laterina, dove ci sono ancora le testimonianze. Queste baracche della loro permanenza si è riunito sabato 10 febbraio il Consiglio regionale per celebrare il giorno del ricordo. Anche questa occasione serve a onorare la memoria degli italiani uccisi nelle foibe e dei tanti che furono costretti a fuggire da quelle terre del nord-est. Qui assume poi un valore particolare. Si arrivò qui a circa 2000 persone che vissero in quegli anni nel campo di Laterina. Una realtà importante che vide dei problemi non di poco conto, come ad esempio quello della occupazione delle persone che vivevano la realtà di quel campo, delle condizioni igienico-sanitarie di quel campo. Sappiamo che vi furono dei laboratori di maglieria, di calzoleria, proprio per dare la possibilità di avere un lavoro, un'occupazione. Questi fatti devono essere ricordati con la nostra presenza qui, che è una presenza altamente simbolica. Il Consiglio regionale si è spostato da Firenze per venire a Laterina appunto per conservare e rinnovare la memoria. Due le testimonianze, quelle di Maria Claudia Valdini, figlia di profughi istriani, e di Claudio Giacometti, anche lui è un esule istriano ed è il referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004 questi 20 anni di celebrazione è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui. E l'inizio, lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare a certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. Certamente il governo ha accelerato e ha dato una forte spinta. Comunque c'è molto da lavorare e ci vedremo in altre occasioni. Sono intervenuti naturalmente i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, che hanno ribadito l'impegno delle istituzioni a tenere viva la memoria e poi hanno condannato con durezza l'azione di vandalismo compiuta in quelle stesse ore contro la targa per i martiri delle foibe a Firenze. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi abbiamo bisogno di pace. Nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Io ritengo quindi che sia il momento di ricomporre tutto. Del resto i confini oggi sono sempre più leggeri fra i paesi dell'Unione Europea, perché siamo tutti europei, stiamo combattendo tutti insieme per legittimare l'Ucraina. Figuriamoci se dobbiamo vivere con ancora separazione ciò che avviene in Italia, in Slovenia o in Croazia. E conseguentemente il giorno del ricordo, esattamente 20 anni fa, con una legge del 2004 voluta da Carlo Azeglio Ciampi, un grande presidente della Repubblica Toscano, deve essere il momento in cui alle nuove generazioni gli trasmettiamo il senso con cui sono accadute cose che onestamente vogliamo non accadano mai più. Ci rivediamo venerdì prossimo, 23 febbraio, alle 21.10, sempre dopo il TG della sera di Telegranducato, e parleremo naturalmente anche della gravissima tragedia accaduta questo venerdì mattina a Firenze, in un cantiere di lavoro. Sentiremo le reazioni dei consiglieri regionali.